Neppure il tempo di godersi il successo con il Rieti, che per il Teramo è di nuovo campionato. La sfida di domani pomeriggio al Bonolis sarà contro il Potenza e dovrà dare risposte più certe ad una squadra che sabato pomeriggio ha vinto, dimostrando però di essere ancora convalescente. L'impegno con il rossoblù Lucani invece sarà molto più attendibile per Ceteo Di Mascio e i suoi, perché di fronte ci sarà una squadra che per buona parte del torneo ha viaggiato nei primissimi posti della classifica e che attualmente è al quarto posto in coabitazione con la Ternana a quota 49 punti. Per il Diavolo, nonostante le nuove lunghezze dai rivali di domani, l'opportunità di accorciare in classifica battendo la formazione di Raffaele, che all'andata si impose in extremis con la rete decisiva di Longo. Il tecnico biancorosso riavrà Arrigoni a centrocampo dopo la frattura alle costole che gli aveva fatto saltare l'ultimo match, così come ritrova Santoro dopo il turno di squalifica. Due recuperi importanti che non diventano un tris solo perché Minelli anche ieri ha lavorato a parte e si punta a riaverlo per la trasferta di domenica contro la Paganese. Davanti Magnaghi dovrebbe far coppia di nuovo con Bombaggi, anche se Birligea sembra essere diventato l'uomo in più del Teramo, un'arma da giocarsi a partite in corso. Dietro Soprano e Piacentini, ai lati Cancellotti e Tentardini, che ha subito un colpo al manlio Scopigno ma non dovrebbe avere problemi per domani. In casa Potenza il difensore Giosa in dubbio a causa di un problema intercostale e si attende la rifinitura per capire se il calciatore partirà alla volta del ritiro. Oltre a Giosa, uscito malconcio dal Rocchi di Viterbo anche l'attaccante Golfo. Poi c'è anche Ioime, che non è al top della forma. A questi va aggiunto anche Sepe, ancora out, e Isgro, che potrebbe essere convocabile per la partita con il Catanzaro, anche se a Teramo la punta siciliana potrebbe addirittura sedersi in panchina. Potenza è nato quest'anno con due obiettivi chiarissimi. Il primo, la salvezza, e l'abbiamo raggiunto con grandissimo anticipo, e secondo i playoff, e mi sembra che ci mancano 2-3 punti a 11 giorni dalla fine. Poi, come ho sempre detto, non c'è nessuno in questo gruppo, perché siamo gente ambiziosa che viene da dietro. Molti hanno avuto il privilegio, parlo sia di calciatori che anche tanti allenatori, di cominciare dall'alto. Noi sgomitiamo da una vita per cercare una luce, quindi figurati se noi possiamo mollare qualcosa. Noi abbiamo un gruppo che è granitico, un gruppo che ha una voglia straordinaria di lottare per questa maglia, in primis per questa maglia, e poi individualmente ognuno di noi ha le sue ambizioni e i suoi obiettivi. Fischio d'inizio alle ore 18:30, gara affidata a Ricci di Firenze, assistenti Di Maio e Centrone.